La cucina quotidiana, salve. È ancora freddissimo e quindi stasera mi farò una cosa invernale. Una bella zuppa di lenticchie e cotechino. C'ho due fette di cotechino avanzate che avevo preso a Natale per ogni evenienza, non lo mangiate, sono lì. Cotechino precotto, ma sono buoni, mi piacciono. Lenticchie rosse decorticate. Poi farò un brodino di no, sedano, non ce l'ho, cipolla e carota. E poi le lenticchie metteremo anche sale, pepe, aglio, zenzero, un pochino di curry, un pochino di garam masala. Comincio a fare il brodo. In un padellino ho messo sul freezer un pochino di cipolla. Nel frattempo schiaccio nel mortaio un piccolo aglio e un centimetro circa di zenzero fresco. La cipolla è metà cottura, aggiungo un pochino della pasta di aglio e zenzero che ho fatto nel mortaio e lasciamo ancora stufare un pochino. Gocce di brodo in padella per non far soffriggere eccessivamente la cipolla e aspettiamo. La cipolla è pronta, mettiamo giù un pochino di curry. Pochissimo, ce ne metto solo per dare un briciolo di profumo. Magari un pochino di più. Un adesso metto giù la lenticchia che ho lavato. Facciamo insaporire un attimo e poi aggiungiamo il brodo. Mettiamo anche il brodo. Così. E lasciamo gonfiare e cuocere la lenticchia. E mentre si cuoce la lenticchia, mettiamo su un bel tegame di acqua per scaldare il cotechino, perché quello nelle buste va scaldato una decina di minuti. La lenticchia comincia ad essere quasi cotta. Si è spappolata tutta, aggiusto il sale, aggiusto un pochino di pepe, ho messo a tostare qualche fettina di pane, ci siamo quasi. Le lenticchie sono pronte, ho spento la padella, metto un pochino di garam masala, le lascio riposare 5 minuti, il tempo che il cotechino si finisce di scaldare. Ed eccola qua pronta la nostra lenticchia. Ci metto una bella fettina di cotechino, poi ci mangiamo anche l'altra. Due belle fettine di pane tostato e andiamo a cena. Lenticchia e cotechino, anzi, lenticchia e cotechino. Buon appetito!